Buongiorno a tutti, io sono il dottor Max che come al solito vi parla dalla Tanzania. A dire la verità oggi sono a Zanzibar dove sono venuto per lavoro, ma non parliamo del piano B o piano del piano C, ma oggi parliamo di oro, l'appuntamento con la consulenza oro. Allora, ho intitolato la puntata Storia dell'oro, domande e risposte, no? Perché ci arriviamo alla fine dell'anno. È un momento nel quale bisognerebbe poi decidere, no, quello che si fa, anche perché siamo a chiusura dell'anno, e sono contento, diciamo sinceramente, del lavoro che ho fatto sino adesso, perché ho fatto, nella sua semplicità, ho messo insieme questo report che insomma risulta essere abbastanza utile soprattutto per i neofiti. Al report ho poi aggiunto due integrazioni, diciamo sui fondi fiduciari. Uno sul fondo fiduciario che spiega che cos'è, purtroppo non sono molto conosciuti questi trust in Italia. La City di Londra è il cuore, il centro mondiale più importante per questa tipologia di contratti, che sono contratti di origine anglosassone. E questa è l'integrazione numero 2. L'integrazione PDF numero 1, io spiego molte cose, come ulteriore approfondimento a quello che ho scritto nel report. Il report ha 4 parti, chi non l'ha ancora fatto, vi suggerisco magari, ecco, ne leggete una alla volta e poi ci pensate bene, perché il vostro contributo è molto importante. Si parla dei vostri risparmi, si parla dei nostri risparmi, quindi siccome non ci sono tanti esperti a cui fidarsi, almeno utilizzate quel lavoro lì per avere un'idea di come muovervi sul mercato. Oggi parleremo un pochino anche delle varie tipologie di aziende, ricollegandomi al discorso fondo fiduciario, e siccome siamo periodo ormai quasi natalizio, come tutti gli anni Aovesta ha una promozione, no? Per chi decide di diversificare in oro. Quindi lascerei la parola al dottor Manca, che è agente Aovesta. Io ricordo, sono completamente indipendente, io non ho nessun tipo di contratto con nessuno e mi propongo come consulente indipendente. In questo particolare momento mi appoggio ad Aovesta perché la mia esperienza personale con Aovesta è stata molto positiva, e nel momento in cui ho deciso di approfondire l'argomento è diventato poi per me automatico suggerire Aovesta ai miei clienti, diciamoli così, ai miei assistenti. Prego Vatte, prego, prenditi prego, il tempo prego. Che... Grazie, buongiorno a tutti. Velocemente una nota su Aovesta, che è un'azienda germanica che da anni oramai propone piani di accumulo per l'acquisto dell'oro accessibile a tutti, oppure anche acquisti una tantum di una consistenza diversa, quindi non più piani di accumulo. Nel periodo natalizio, come diceva il dottor Max, Aovesta tutti gli anni fa una promozione per chiudere bene l'anno, dove a fronte di determinati acquisti regala grammature di metalli preziosi. Più precisamente si tratta di 6 scaglioni di acquisti che partono da 590 euro, per i quali vengono regalati 10 grammi di argento, poi 2590 che vengono regalati 50 grammi d'argento, con 7.490 vengono donati 2 grammi d'oro e con 19.990 5 grammi di palladio, con 59.990 30 grammi di platino e oltre 300.000 100 grammi d'oro. Quindi sono anche regali rapportati agli acquisti, e comunque una cosa piacevole, perché comunque sia vanno ad aumentare la grammatura che i clienti hanno sul proprio deposito. Ecco, questa azione va dal 27 novembre fino al 27 dicembre. Tutti gli acquisti pervenuti, i bonifici pervenuti da Aovesta entro quella data vengono conteggiati per fare
questa promozione. Un'altra cosa che voglio aggiungere rispetto a una domanda che aveva fatto Irene prima sul costo del deposito, per chi decide di lasciare in deposito presso il caveau ai quali si appoggia Ovesta, il proprio metallo prezioso, sui piani di accumulo a un costo dello 0,08% mensile del depositato, sulle tariffe, sulla tariffa una tantum che è la Royal Class, è lo 0,025 mese sul depositato. Ecco, come ha già detto anche il dottor Max, se qualcuno vuole approfondire gli argomenti, il funzionamento dei depositi di Ovesta e tutto quello che è intorno, gira intorno ai metalli preziosi, sono volentieri a disposizione anch'io, basta che chiediate tramite il dottor Max il mio contatto e sarò volentieri a vostra disposizione. Se ci Benissimo, grazie dottor sono Max. domande. Ecco, prego, se nessuno ha domande, avete domande da fare, non siate timidi, fate pure tutte le domande che volete, tanto ci, insomma, vedete, si fa anche per parlare, no? E facendo anche domande tante volte banali, no? Che si dà il contributo, no? Si parla sempre noi, si finisce. Sì, io quelli che parlano molto, no? Quelli sentite che parlano molto, no? Sono i classici venditori, no? Vedi, smetti di parlare, parla, parla. Io li chiamo i brontoloni, perché in realtà in termini comunicazionali bisognerebbe lavorare domande e risposte, domande e risposte, è una cosa molto più dinamica, no? Allora, prego, Posso? Sì, prego, allora, certo. sì. Buongiorno anche Walter. Mi riferisco al discorso appunto che si è iniziato con Massimo. E per via dei bilanci che si possono richiedere, li deve richiedere il commercialista o anche noi personalmente per fare quel tipo di. È una domanda a me o al dottor Manca? Prego, Altro manca. Walter. Ho sentito malissimo. Ho sentito Può solo che si ripetere? parla di bilanci. Sì, Sì, Irene, se può ripetere, c'è la linea disturbata, grazie. infatti anche io non sento benissimo. Ora, no, volevo capire, perché mi diceva prima Massimo che c'è la possibilità di chiedere i bilanci. Allora, vanno richieste, possiamo chiederli eventualmente, tramite lei, oppure essere come vista. Ah, per avere i bilanci di Aovesta? Sì. Ma allora, i bilanci di Aovesta, essendo una società per azioni, sono pubblicati presso la Camera di Commercio di Monaco di Baviera e qualcosa mi sono scaricato anch'io. È come in Italia, se si vogliono scaricare i bilanci di una società, ci sono i portali ai quali si può accedere, si paga a seconda della richiesta che si fa e degli anni che si vogliono, magari dei bilanci se si vogliono più anni, e si può ottenere tranquillamente perché è un dato pubblico. Purtroppo le banche dati che gestiscono questi archivi chiedono per ogni visura un rimborso spese, un costo. Ma comunque è sicuramente possibile scaricarli direttamente dalla Camera di Commercio. C'è da dire una cosa che stranamente, evviva l'Italia però, a Monaco perlomeno, ma credo in tutta la Germania, sono in ritardo di 2 o 3 anni nella digitalizzazione di questi dati. Quindi, se non sbaglio, l'ultimo bilancio fino a poco tempo fa, l'ultimo bilancio disponibile presso la Camera di Commercio di Monaco per quanto riguarda Ovesta era quello del 2018, quindi il bilancio fatto nel 2019. Non so se nel frattempo, personalmente non ho fatto verifiche, ma forse nel frattempo è stato caricato anche il 2019. Quindi fatto nel 2020.
Scusami Walter, se sì. interrompo un attimo, domanda veloce, visto questo ritardo, no? Ci sarebbe la possibilità di chiedere i bilanci direttamente a Ovesta dell'anno presente, dell'anno passato, fino all'anno passato, ragazzi, quello, ovviamente quello di quest'anno non è pronto, ma almeno quello dell'anno passato? Sicuramente si può chiedere, credo che non abbiano assolutamente nessun segreto, proprio perché si tratta di dati pubblici, al di là dei ritardi nel caricamento, ma sono dati pubblici, quindi non c'è problema. Appunto, benissimo, poi magari se ne parla, insomma, se ne parla noi. Benissimo, ok. Certo. Prego, altre domande? E la stessa cosa, Irene, no? La stessa cosa potete fare con le altre aziende. Un'azienda che si presenta, per esempio, dice, c'è un'altra azienda, faccio il nome, abbastanza famosa, abbastanza conosciuta, che nella realtà si presenta come Ovesta, no? Si presenta come tipologia, come Ovesta. Io ho contattato questa azienda qua, chiedendo i bilanci, per il momento non mi hanno risposto, però tenete presente che sono molto scettico sul fatto che poi nelle realtà me li mandino, perché il bilancio è anche una cosa un po' particolare, capite? Non è che uno sta lì a chiedere bilancio, chiedo io perché la conosco in una certa maniera, però non è che un genere un commercialista, si lavora a livello commerciale, lo sapete, non è che uno va a vedere i bilanci, no, di un'azienda, si fida insomma, del prodotto che vende o del servizio che offre. Quindi purtroppo invece bisogna lavorare in maniera molto più analitica per evitare fregature, Irene, come dicevi, e i bilanci in questo senso sono una cosa molto molto importante, molto importante, perché altrimenti se l'oro finisce a patrimonio dell'azienda, l'ho spiegato anche tante volte, lo ripetiamo, e se l'oro finisce a patrimonio dell'azienda, domani che l'azienda, anche in vista del grande reset, qualsiasi cosa succeda, va fuori business, ha problemi, il curatore fallimentare userà anche il nostro oro per pagare i debitori. Quindi purtroppo si rischia di perdere tutto. Così come rischiano di perdere tutto il 95, probabilmente sono il 98%. Di coloro che hanno investito, ne abbiamo parlato 2 o 3 settimane fa, in questa azienda FTX, come si chiama? No, di questo signore qua, di Mr. Fried, che improvvisamente è fallita, soltanto pochissimi sono riusciti a rientrare del capitale, tutti gli altri perderanno tutto. Dovete capire come funziona il sistema finanziario. Anche tutti i soldi che avete, o quei pochi, tanti, perché persone hanno investiti in borsa oggi, sono ad altissimo rischio. Ora, uno mi può dire, sì, ma questa azienda mi garantisce, faccio un esempio, il 30% al mese. Beh, 30% al mese io come consulente potrei dire, va bene, lo investi il 5-10% massimo del tuo patrimonio, lo investi in quell'azienda lì, perché anche se tu dovessi perdere il 10%, non è la fine del mondo. Però come concetto, come principio, sono aziende di speculazione, eh? Non sono mica aziende che possono saltare in qualsiasi momento. Quindi state molto attenti al discorso monete digitali, investimenti alternativi, stessi bitcoin. Avete visto? Il bitcoin doveva essere sicurissimo, doveva essere inattaccabile, doveva essere proprio il plus ultra, come mai allora ha perso l'80% in pochi mesi? Dove è tutta questa sicurezza? Non esiste, non esistono queste cose. Quindi bisogna essere un pochino logici, usare la logica quando si fanno, diciamo, delle valutazioni di questo tipo. Va bene, Irene, è chiaro, no? Il discorso, avete capito tutti, no? I tempi, cioè perché adesso vorrei veramente stringere i tempi per chiedere, perché allora io spiegavo, adesso parlo un attimo, lo so anche, spiegavo a noi ci diamo alle. Irene, perdonami se ti interrompo. Devo chiederti una cortesia, devo chiederti la cortesia di uscire e di rientrare, perché non si capisce quello che dici. Almeno io non capisco. Ah, ok, provo. Abbi pazienza, esci e rientri. Dai, ti aspettiamo. Scusate, abbiate pazienza. Immagino che, spero che.
che migliori un po' la linea. Io non sentivo niente. Io nemmeno. Adesso mi sentite? Molto meglio, prego. Dici tu. No, sai perché? Avevo messo la cassa Bluetooth, per questo forse era disturbato, perché la tua voce si sente bassissima. Gli altri si sentono forte, ma la tua voce si sente bassissima. Vabbè, io siccome c'ho... Confermo, Max si sente molto chiaro. Oggi si sente molto... Prego. Adesso io l'ho tolto e quindi magari la mia voce si sente meglio, però veramente sto fatica a sentirla tua. Comunque, allora, stavo dicendo, per me in questo momento, per concretizzare velocemente, diciamo, l'operazione che effettivamente vorremmo fare, vorremmo fare questa richiesta di questi bilanci, ma volevo capire, è una cosa veloce e poi ottenerli, oppure ci sono dei tempi lunghi e non è più fattibile farlo entro fine anno? Volevo chiedere questo al dottor Manca, cioè come si può eventualmente velocizzare questo passaggio? Provo a velocizzarlo io, perché non so quali siano i tempi, non dovrebbe essere un grossissimo problema. Spero che le abbiano anche ovviamente in formato digitale, quindi magari se non sono troppo corposi dal punto di vista dell'allegato di posta elettronica, la cosa dovrebbe essere anche abbastanza veloce. Direi che forse non c'è tutto questo problema e si può risolvere nel giro di qualche giorno. Però posso essere più preciso appena sentita Ovesta. Però attenzione Irene. Attenzione, allora qui non dobbiamo valutare il trend dell'azienda. Qui non dobbiamo valutare se l'azienda, se Ovesta è un'azienda sana, se il trend è positivo. Cioè, noi bilanci, ci basta un bilancio di un anno, perché basta un bilancio in un anno per vedere se l'oro è a patrimonio o meno. Non occorrono 5 anni, capisci che ti voglio dire? Quindi già il bilancio del 2018 o 2019 è più, insomma, risponde già al 100% di quello di cui stiamo parlando, No, ma infatti era per capire quello, esatto, sì, se basta allora, un anno il più vicino possibile. Esatto, Walter, ce l'ho anch'io nel computer a che parte, e Walter, fai mente locale, me l'avevi mandati te i bilanci 2018. Sì, infatti, stavo giusto pensando che ne avevamo anche già parlato, qualcosa avevo già io. E è proprio sulla base di quello che avevo scaricato io come bilanci, ma mi pare di essere andato anche oltre il 2018, allora forse me li aveva già mandati a Ovesta. Comunque verifico, la corrispondenza è corposa, ma mi ci metto un po' e dovrei trovare tutto quanto. Posso anticipare una cosa, che dai bilanci di Ovesta si vede che è fortemente patrimonializzata, che gli utili ogni anno sono importanti e soprattutto non vengono mai ripartiti, cioè vengono messi a riserva. Quindi ha un patrimonio veramente molto corposo a Ovesta, ed è questo il motivo per il quale la Credit Reform, che è un'azienda di certificazione della attendibilità delle aziende, l'ha sempre certificata positivamente a Ovesta, perché è veramente molto molto solida, oltre a tutti gli altri attestati relativi all'attività che svolge, cioè i migliori piani di accumulo, il miglior servizio, il miglior back office. Questo lo trovate sul sito, perché ci sono c'è Focus Money in Germania che periodicamente analizza settore per settore, quando analizza i commercianti di metalli preziosi, le offerte di piani di accumulo e così via, la sicurezza dei depositi e questi aspetti qua, a Ovesta risulta sempre ai vertici di queste classifiche. Quindi da questo punto di vista assolutamente nessun problema. Comunque ritornando al pensiero precedente, faccio ricerca di bilanci e se poi, non so, tramite dottor Max riesco ad avere il suo indirizzo email, Irene,
posso mandare okay. io le bilanci. Sì, mm-hmm. Però voi siete in contatto, tramite Telegram vi dovreste provare, trovare, non ci sono problemi, quando si parla tramite Telegram, insomma, siamo già tutti, voi non mi potete scrivere, d'accordo, però voi mm-hmm. dovreste essere in contatto, anche adesso, se Walter, dovresti essere in contatto, no? Di mandare in condizione di mandare un messaggio ad Erika, giusto? Sì, ci sto provando in tempo reale. Sì, forse ci... So che queste chat non le... io non riesco più a riaprirle, ma comunque non è un problema. Mando il mio indirizzo email. Ok. Prova per curiosità. Mandato. Benissimo, benissimo. Ok. Allora, ci sono tre domande. Erika, hai nessuna domanda per caso? Sei riuscita a leggere? Grazie, benissimo, grazie. Erika, no, Erika e Giorgio, non voglio disturbare, però avete nessuna domanda. Erika, ti ho mandato le integrazioni. Sei riuscita a leggerle? Hai nessuna domanda? Non... Insomma, siamo qua. Se avete domande particolari, se no magari ti dico un'altra cosa adesso. Devo fare appunto, sempre in relazione a quello che si diceva, del discorso della tipologia di aziende presenti sul mercato. Allora, io ho individuato praticamente tre possibili soluzioni per quello che riguarda l'oro. Intanto si distingue acquisto di oro con stoccaggio presso un caveau e acquisto di oro sfuso. Io raccomando l'acquisto di oro sfuso, lo potete in un certo senso comprare dove volete, ora poi vi dico qualcosa di quello che posso fare io, fino a, diciamo, dai 5 ai 10 mila euro. Di più io non lo suggerisco, perché come ho spiegato tante volte, quando si andrà incontro al grande reset, e ce l'hanno detto ormai centinaia di volte, un po' più, un po' meno, sarà l'azzeramento, significherà l'azzeramento dei nostri conti correnti con conversione della moneta esistente in token, quelle scusate, token, si chiamano token, scusate, tokens, che saranno tipo gettoni con le quali si potrà fare delle cose. Non so nemmeno se si potrà continuare a comprare oro con i token, non lo so, ho dei grossi dubbi. I conti correnti, così come li conosciamo noi, non esisteranno più. Poi andremo verso la digitalizzazione, quindi il conto corrente sarà probabilmente all'interno di un microchip o all'interno del nostro telefono. Ora, se uno compra dell'oro in questo momento, rimane traccia se se lo fa consegnare a casa, e quindi ci viene messa una fattura. Sull'oro non c'è tassa, perché ci sono tasse da sempre, perché l'oro è l'oro dei ricchi e loro le tasse non le hanno mai pagate, per questo che sull'oro non ci sono tasse. Però rimane traccia, quindi quando si va al grande reset, magari questi decideranno, come penso io, di ritornare al gold standard, o più precisamente al mineral standard, loro rastrelleranno, come hanno fatto nel 33, tutto l'oro possibile. E nel 33 non hanno mica rastrellato l'oro nei caveau della Federal Reserve o di Fort Knox o delle banche centrali, assolutamente no, quelli non l'hanno assolutamente toccato. Perché l'oro dei ricchi, ci mancherebbe anche che la Guardia di Finanza o l'FBI entra nei caveau della BRICS, li voglio vedere, ma non esiste una cosa di questo, va bene? Questo è il problema sull'acquisto dell'oro sfuso, è per questo che in questo particolare momento io propendo per il deposito in un caveau. All'interno di questa soluzione sì, ci sono due tipi di aziende. C'è l'azienda di compravendita oro, che magari si è organizzata come stoccaggio, in cui però l'oro va a patrimonio, come abbiamo detto. Se domani c'è un problema per l'azienda, l'azienda chiude una cosa e quell'altra, noi si rischia di perdere tutto l'oro. Poi ci sono aziende, non sono tantissime, sono pochissime nel mondo, come Auvesta, che si sono configurate in maniera diversa.
io spiego esattamente come opera Auvesta in dettaglio nelle integrazioni. Auvesta ci ha chiesto la cortesia di non parlarne troppo in rete, di non parlarne troppo, perché vogliono, giustamente, loro vogliono tenere un profilo piuttosto basso, hanno grossissimi investitori e non hanno bisogno di questa grande pubblicità. Io da ex pubblicitario lo capisco perfettamente, io direi a fare esattamente la stessa cosa. Alcune cose le farei diverse, però alla propria mentalità, alla propria maniera di operare. Presente, buongiorno. Ecco, buongiorno Stefano, sto parlando di Auvesta. Allora, Auvesta, dovete anche capire, è un'azienda tedesca. Noi in Europa abbiamo una mentalità completamente diversa dall'America. Io ho speso 21 anni in America. Se Auvesta fosse un'azienda di New York, avrebbe un marketing completamente diverso, ve lo posso assicurare. Ma sono tedeschi, sono europei, sono molto più conservativi, e quindi non hanno bisogno di tutta questa grande pubblicità. Senza poi dimenticare che la pubblicità costa. Quando un'azienda di quel tipo si colloca e si vuole collocare sul mercato, si dice che deve definire il proprio posizionamento. Ma il posizionamento, capite, per un'azienda di Auvesta si colloca quasi a livello di Rolex. E voi avete idea di quello che investe la Rolex per sponsorizzare tutti i grandi eventi di golf o la Formula 1 o eventi di questo tipo? Spende un'enorme quantità di soldi che alla fin fine viene ricaricato su chi compra Rolex. Quindi in questo caso Auvesta ha fatto anche una cosa abbastanza intelligente, perché altrimenti se no fa pagare un sacco di soldi in più, un sacco di fee, no? Di commissioni in più ai propri clienti, quando effettivamente non c'è assolutamente bisogno di fare una cosa di questo. Quindi io in Europa e nel mondo conosco solo Auvesta, che è configurata in questa maniera qui, che dà maggiore ovviamente sicurezza ai risparmi, perché gli acquisti nostri in oro vanno a finire in un fondo fiduciario. E con quello sono tranquillo per me stesso e sono tranquillo per quello che racconto. Può darsi che ci siano anche altre aziende nel mondo, io se me le segnalate ci guardo volentieri. E qual è come dicevamo prima con Irene, la prova del 9 per queste aziende? È quella di chiedere i bilanci. Chiediamo anche un bilancio soltanto e vediamo se l'oro che loro hanno in deposito è ora patrimonio e è presente nel bilancio, se non è presente. Se è presente nel bilancio è configurata come un'azienda classica, può essere qualsiasi cosa, un SRL, un SPA, non è importante. Se invece non è collocata nei bilanci, allora si configura tipo Auvesta. Io recentemente ho suggerito in un paio di miei interventi un'azienda di Milano. Allora, prima io di suggerire le cose ci devo guardare dentro. E l'ho suggerito al volo così, a un paio di persone me l'hanno chiesto, io non ero ancora pronto a vendere oro sfuso e gli ho dato questo nome di Milano. Ora io per correttezza, andatevi a ascoltare le precedenti interventi, non voglio menzionare l'azienda. Però ho scoperto che questa azienda qui, oltre che fare compravendita, fa anche stoccaggio. Ora, l'azienda con la quale lavoro adesso, e quando saremo pronti, ovviamente ne parlerò, magari iniziamo a gennaio, perché voglio prendere tutto il tempo di analizzare tutto per bene prima di raccomandare un'azienda, che purtroppo c'è un po' di lavoro da farci. Voglio essere sicuro al 100% che sia l'azienda che lo posso raccomandare. Mi ha detto il titolare: guarda, ti faccio presente che tutte le aziende che prima di tutto per operare come azienda di deposito e tenere in deposito l'oro dei clienti ci vuole una licenza particolare che è costosissima e che è molto difficile da ottenere. Credo che addirittura sia la Banca d'Italia che rilascia una licenza speciale. Va bene? E la seconda cosa è che tutte le aziende precedentemente che l'hanno fatto hanno fregato.
cioè alla fin fine l'oro non c'era, ti vendevano sempre il solito, che è la tipica furbata italiana, no? Noi in Italia siamo molto furbi, siamo furbini, abbiamo sta mentalità purtroppo abbastanza provinciale che ogni tanto viene fuori. Quindi bisogna stare, quando si compra oro in Italia, doppiamente allerta e soprattutto su quelli che ti dicono sì te lo vendo io, ti do te lo stocco, ti faccio tutto il servizio io. Poi all'interno delle aziende ce n'è anche ci sono anche di aziende di un altro tipo, state ben attenti a quello che vi dico adesso. Sono aziende che io potrei definire di nuova generazione, nel senso che tradizionalmente parlando non si pagano interessi sull'oro. Quando si compra oro, si compra l'oro e o si tiene a casa o si tiene in stoccaggio, va bene? Però è un investimento a medio e lungo periodo, come si dice, un bene di riserva. Non è che uno si fa speculazione sull'oro, è un concetto che non esiste nell'investimento dell'oro, dell'argento, diciamo così, e dei metalli preziosi, va bene? Non esiste nemmeno nei diamanti, nelle pietre preziose, per esempio. Uno fa un investimento nella pietra preziosa. Ci sono delle aziende, in linea di massima sono o a Dubai, oppure in America, oppure sparse un po' per il mondo, meno in Europa, che a fronte di un certo investimento in oro ti pagano interessi mensili, ti vincolano i soldi fino alla fine dell'anno. Quindi quando li hai dati non è come Vesta che te li puoi riprendere, te li vincono alla fine dell'anno. E già questo è un rischio, perché se c'è una crisi finanziaria non li puoi nemmeno riprendere e li perdi tutti. Per di più ti pagano degli interessi che sono inimmaginabili sull'oro e sono anche interessi alti, quindi sono sicuramente interessi che vengono fuori dal fatto che loro, invece di investire oro, investono nel mercato azionario. Ci sono questi huge fund, queste varie cose americane che si sono inventati, lo sapete, che hanno creato di nuovo questa grande bolla speculativa in testa a Wall Market, a Wall Street, che prima o poi salterà, perché è sempre successo così, è successo anche nel 2008 la stessa cosa, che anche creano queste bolle, perché? Perché danno finanziamenti, pagano interessi, capite? Pagano interessi alti, quindi uno paga interesse al cliente A, l'interesse alto porta il cliente B e poi porta il cliente C, è un grande schema Ponzi, finché alla fine non salta tutto per aria e perdono tutti i soldi. Questo è quello che succederà probabilmente col grande reset, ma non è detto che se ci sarà il crollo della borsa si automaticamente annunceranno il grande reset, perché per il grande reset non sono ancora pronti. Si parla probabilmente del 2025, nel frattempo prenderanno tutta una serie di provvedimenti per i depositi bancari e può darsi che ti dicano no, fino a come l'hanno già fatto ultimamente. Si va in banca, si vuole prelevare 1.000 euro in contanti per darle ai nostri figli e non si può fare praticamente. Credo che ci sia un limite, non si può fare una volta al mese. Tutto, e queste cose aumenteranno sempre di più, aumenteranno sempre di più, sempre di più, sempre di più. Quindi state attenti a tenere tutti i soldi in banca, anche in considerazione che la guerra in Ucraina è ancora in corso. Ovviamente in questa guerra qui, lo sappiamo bene, c'è lo zampino degli Stati Uniti che hanno interesse a sostenere il dollaro. E qual è la maniera migliore per sostenere il dollaro? Sostenere il dollaro, la maniera migliore è quella di indebolire prima di tutto l'euro, no? Che era il competitore principale dell'investimento. E quindi, come vedete, l'euro ha già perso un 13-14% in pochi mesi e si deprezzerà ancora di più. Quindi più tempo aspettate voi e meno oro comprerete. Non guardate che a innescare una situazione tipo inflazione al 200% dell'Argentina, che è reale. Andare là, si vede, non ci vuole mica tanto, sapete. Se la guerra soprattutto dovesse andare avanti, può darsi che si vada incontro a una completa catastrofe dell'euro, perché come vedete la Banca Centrale Europea, contrariamente alla Federal Reserve, non fa assolutamente nulla a protezione dell'euro.
Niente. Quindi io mi chiedo per chi lavori. Poi sull'euro c'è il copyright, quindi i soldi sono loro, questo è un concetto che ho ripetuto ormai tante volte, non sono nostri. Nel momento in cui voi acquistate oro, voi inconsciamente, non sapendolo, fate un'operazione che si chiama di transustanziazione della moneta in oro. È un processo magico, eh? È un processo, ne parlo nel report. Non a caso ho messo questo punto come primo paragrafo della parte prima, proprio per dare l'importanza che deve avere alla bolla di Paolo III, e la creazione del terzo testamento trust. Tutti questi trust io li analizzo in maniera abbastanza dettagliata, non l'ha mai fatto nessuno in Italia, nel capitolo 3, le tre corone della trilogia che ho scritto sul nuovo ordine mondiale. E approfitto per ricordarvi che il formato ebook è a disposizione per coloro che amano queste letture, una lettura abbastanza impegnativa, diciamo un'opera unica, in cui io parlo appunto del nuovo ordine mondiale, e che è a disposizione nel formato ebook. Mi chiedete il link e io ve lo mando, così se per chi ama leggere, purtroppo non si legge più tanto, chi ama leggere sicuramente lì scriva un sacco di, capisce un sacco di cose, o perlomeno io do voce a tutta una serie di scrittori, autori importantissimi, americani e non solo, anche internazionali, completamente sconosciuti agli esperti e ai brontoloni italiani, no? Perché poi questi parlano brontoloni senza mai citare una fonte, non citano mai niente, sono cose che leggono un po' di qui, un po' di là su internet. Molti di loro non parlano nemmeno una parola di inglese, non capiscono niente, però sono degli esperti ai quali molti italiani mandano anche tanti soldi. Ecco, state attenti da questi youtuber che sono lì soltanto per intrattenervi. Mi fermerei un attimo qui, avete domande? Massimo? Prego, Irene. Ok, ho spento la cassa, devo accendere e spegnere, se no. Allora, io volevo capire un po' meglio il rapporto che c'è tra dollaro e oro, perché quell'amico di cui ti accennavo all'inizio mi aveva detto che l'oro praticamente è, essendo legato al dollaro, il fatto che aumenti o diminuisca di valore è direttamente proporzionale al valore all'aumento o al diminuire, insomma, del valore del dollaro. Mentre mi pareva che tu avessi detto l'opposto, adesso quindi sono un po' confusa su questo punto qua, volevo capire un po' meglio il rapporto che c'è tra Guarda, i due. Hai fatto bene a farmi questa domanda, perché è una cosa che ogni tanto non è molto chiara, un po' per tutti. Allora, generalmente parlando, si può dire che il dollaro e l'oro è direttamente collegato al dollaro. In effetti è corretto, no? Le due cose sono in relazione, perché l'oro si paga in dollari e quindi è giusto dire che è direttamente. Però poi nella pratica cosa accade? Accade che se il dollaro aumenta si deprezza l'oro, no? Capisci? E viceversa. Quindi in questo particolare momento l'oro è andato un pochino, addirittura è arrivato a 52, ora sta riaumentando pianino pianino, perché si era rivalutato il dollaro. Capisci qual è il discorso? Quindi è un fatto, è solo una questione di intendersi. È chiaro che il dollaro, le politiche del dollaro, così come le politiche di prezzo, come spiego io nel report, dell'oro, sono comunque definite a tavolino. Quindi sì, c'è un discorso che ovviamente questi esperti valutano di produzione, di non produzione, di estrazione appunto annuale. Io lo presento nei grafici alla fine del report, vi faccio vedere anche il trend, no? Poi io sono in Tanzania, per esempio, la Tanzania sta crescendo molto, l'industria mineraria
è quasi in pochi anni ha fatto quasi 10 volte, fino a 5-10 anni fa qui non c'era quasi praticamente niente da prendere, quindi l'oro viene estratto, non c'è tutto questo oro, in effetti è vero, ma anche e soprattutto c'è una politica da parte dell'elite che da un lato deve assolutamente tutelare il dollaro, che vogliono che rimanga, è chiaro, no? Parliamo degli Stati Uniti, vogliono che rimanga come riserva naturale, da una parte. Dall'altra, capite, hanno, c'è questo comitato di 3 persone che lavorano per i Rothschild, che ogni giorno nella City di Londra, i giorni lavorativi immagino, nella City di Londra definiscono il prezzo dell'oro. Poi è tutto sempre definito a tavolino. Mentre cosa succede sull'oro, per l'euro? Che se l'euro si deprezza, naturalmente si acquista meno oro, capito? Cioè succede che quando, come in un caso come quello che è successo un paio di settimane fa, l'euro cala a vantaggio del dollaro, come avete visto è calato il prezzo dell'oro, non è mica aumentato, per le ragioni che vi dicevo prima. È un discorso un po' anche intuitivo, però io te la spiego così. In linea di massima si va a vedere, se vedete il grafico che io presento, quando il dollaro e gli investimenti in borsa aumentano, l'oro diminuisce, e viceversa quando c'è una crisi finanziaria. Allora poi dopo gli investitori ricominciano a investire in oro. Sono spiegato? Irene? Senti? Ecco, te tieni presente. Sì. Dimmi. Sì, è un po' difficile per me entrare in questo meccanismo, nel senso che se tu dici viene deciso a tavolino, ecco, faccio un po' fatica a seguire la correlazione, ecco, guarda, tra questi due. Leggiti la trilogia, spiegato nel capitolo 1. Tutto oggi è deciso, è predefinito. Ma voi pensate veramente che i campionati adesso di calcio del mondo siano vinca il migliore? No, assolutamente. Sì, ma ovviamente le ultime 4 saranno le migliori squadre, ma se arrivano le ultime 4, ora poi un incidente. Sì, ma... Stefano, sì, ma Max... Fammi finire. Poi scusa. Allora, faccio un esempio. È chiaro che un incidente di percorso può capitare, avete visto che... Brasile è uscito, no? Non doveva uscire, ma è uscito. Ecco, un incidente di percorso può capitare, però state tranquille che in linea di massima vincerà il campionato del mondo quella che lo deve vincere. E siccome io non amo fare pronostici, questa volta lo voglio fare e vi spiego anche perché. Il campionato del mondo, per quello che posso aver capito io, questo anno qua lo vincerà l'Argentina, ma non perché lo deve vincere l'Argentina, la squadra più forte. Lo vincerà l'Argentina perché recentemente Messi è entrato in massoneria e quindi, siccome funziona così, Messi, che è il campione del momento, è entrato in ambiente massonico, da fratello riceverà tutto il supporto unico e necessario per farle vincere il mondiale. Spero di sbagliarmi, perché ogni tanto, come avete visto il Brasile, nel calcio può succedere di tutto. La Francia, che secondo me è la squadra che gioca meglio, è il Portogallo. Scusatemi se faccio questa parentesi, ma faccio per farvi l'esempio, no, di quello che si diceva prima. La squadra che dovrebbe, se si guarda il gioco, che dovrebbe vincere il mondiale è il Portogallo. Il Portogallo c'ha Ronaldo, benissimo, può anche vincere il Portogallo, oppure c'è la Francia. Però per quello che posso aver capito io, quello che ci ha detto il dottor Day, tutti i grandi campionati e incontri del mondo sono predefiniti, già questo negli anni 60 lui lo diceva. Spero che non sia vero, spero veramente che non sia vero, perché io sono sportivo e vorrei vedere, in questo caso non c'è l'Italia, vorrei vedere che il Portogallo vince il mondiale, ma non perché io tifi Ronaldo, perché è la squadra che ha giocato meglio.
Quindi nel capitolo 1 ci è spiegato, Irene, purtroppo, questo punto qua. E quindi io ti dico quello che è scritto lì e ti dico anche quello un pochino che possa aver capito io in base alle mie ricerche. Non ne sono contento di questa cosa come tema, purtroppo funziona così. Altre domande? Stefano, prego, che volevi dire? Non mi ricordo, mi hai fatto perdere il filo. Allora era una bugia, visto? Ha fatto bene. No, non era una bugia, era una cosa collegata a quello che stavi dicendo. Abbassa il microfono, per cortesia. Voi mi sentite allora, male? Era una cosa collegata a quello che stavi dicendo, però non mi ricordo. Va bene, allora un'altra volta, dai. Buonasera, se mi viene Roberto. In mente lo dico dopo. Buonasera Roberto, come va? Hai domande? Come stai? Non ti voglio disturbare. Tutto bene, tutto domande? Bene, tutto bene. L'hai letto il report ancora o no? Sì, ma io lo acquistai proprio, lo acquistai tempo fa. Però vabbè, penso di aver capito, non è inutile farsi sangue amaro leggendo sempre le stesse cose. Ma io una domanda te la volevo fare. Scusa, ma se quest'oro veramente è come dici, dovrebbe stare alle stelle adesso, perché la borsa è andata giù, le cripto tutto è andato in malora, e quest'oro che doveva, ci aspettavamo che salisse alle stelle, non l'ha fatto. Sono convinto con te, ma salirà. Probabilmente la politica in questo momento è di tenerlo un attimino sotto controllo. E perché? Perché evidentemente insomma, loro non sono pronti, non è nel loro interesse in questo momento aumentare l'oro. Tiene presente che molte persone agli alti livelli hanno investito in stock, no? In quote azionarie. E nel momento in cui loro magari decidono di vendere, e che cosa comprano secondo te? Comprano oro. E quindi a loro conviene che il prezzo dell'oro sia ancora un prezzo piuttosto basso. Non certamente sono contenti di comprare l'oro a 70. Preferiscono mantenerlo a un prezzo decente, come quello di adesso, in maniera tale che anche se poi si va all'ennesima finanziaria e scoppia tutto, loro in 448 si comprano tutto l'oro che vogliono a un prezzo decente. Ora, tutto l'oro che vogliono a un prezzo decente no, perché tutto questo oro in giro non c'è. Però hanno sicuramente più possibilità loro di noi. Quindi poi si può anche creare una situazione, attenti bene, per la quale poi non c'è più oro disponibile. A questa cosa qui non ci avevo mai pensato. Può anche capitare uno scenario possibile, è quello per cui l'oro schizzerà oltre 70-80, come quasi tutti gli analisti ormai dicono. Sono tutti d'accordo, anche gli analisti finanziari. Sentite un po', perché io mi tengo abbastanza aggiornato, eccetera, eccetera. Però poi l'oro non c'è. È anche per questo la ragione per cui va su. C'è grande richiesta e la materia prima non c'è. Una ragione in più per comprarlo ora. Prego. Senti, ti volevo fare un'altra domanda. Mi senti? Certo, prego. Praticamente per questa Auvesta, no? Io ho sentito tanto parlare da voi, io vorrei cominciare ad iscrivermi, come si dice, cominciare magari a mettere, a farmi, come si dice, ad aprire un conto. Aprire un conto. Quindi, però non so come fare, vado sul sito di Auvesta. No, è semplicissimo. Perdonami, è semplicissimo. Questa qui è una nota che ho fatto anche una raccomandazione di cui stavo parlando anche con Walter Mann. Allora, la cosa migliore da fare è contattare Walter Mann, io ti mando il numero telefonico, e seguire quello che ti dice lui. Aprire il conto con Auvesta è molto semplice, però lo devi fare con un agente, lo devi fare con lui. Ah, quindi non si può fare da soli su internet? No, non si può fare da soli. Okay. Vogliono che tu lo faccia attraverso, probabilmente fanno anche per selezionare molto, sai? Selezionare molto le persone. Senti, un'altra cosa, non è che c'è una carta di credito o una cosa del genere, no, eh? È soltanto un conto
Come un conto corrente. Sì, come un conto corrente, vale come conto corrente, sì. Non c'ha la carta di credito, dicevo, no? Walter, puoi rispondere te a che punto siete con la carta di credito? Mi ricordo, me ne avevi parlato. Sì, poi devi la scappare. Carta di credito. Sì, infatti. Purtroppo la carta di credito non c'è, ma per un semplice motivo che la normativa antiriciclaggio ha vincolato le possibilità per i clienti anche di Ovesta, che una volta non aveva, ci stava lavorando proprio perché non c'erano di questi limiti stringenti in Germania, ma per evitare l'utilizzo fraudolento dei depositi che si presterebbero a essere abusati, allora la carta di credito, almeno per il momento, non pare possibile collegarla ai depositi di Aovesta. Va bene, io comunque vorrei aprire questo conto per cominciare magari con avere già la disponibilità del conto e cominciare con qualche cifra piccolissima per poi dopo, appena mi sento pronto. E come, quindi come faccio? Mi mandate un numero di telefono? Come ci organizziamo? Sì, appena... te lo mando io, tranquillo, appena si chiude, guarda, te lo mando subito. Vabbè, quindi basta una telefonata e facciamo tutto telefonicamente. Esattamente, perché l'apertura del deposito con Ovesta avviene online, e sì. Quindi... quindi devo stare al computer, sarò al computer ovviamente per fare... Esatto. Esatto. E poi che tipi di documenti ti servono? Copia di un documento di identità e il cliente abbina al deposito, questa adesso è un'informazione tecnica ma generale che può interessare chiunque, dovendo abbinare un conto corrente o un rapporto che può essere anche una carta di credito purché abbia l'IBAN e il BIC al proprio deposito presso Ovesta, bisogna indicare quei dati e per confermare, per avere la conferma che il soggetto che apre il deposito sia anche l'intestatario di quel conto corrente, bisogna allegare una copia dell'estratto conto di quel conto corrente, allora, solo della parte alta, niente saldi, niente movimenti, solo la parte alta dove c'è intestazione banca, intestazione conto, IBAN e BIC. Un'ultima cosa, voglio chiedere, va bene qualunque conto? Per esempio, io c'ho un conto. Un conto sulle Poste Svizzere. Sì, basta che abbia IBAN e BIC, non c'è problema. Quindi sempre l'estratto conto di questa... Non il saldo, diciamo l'estratto conto... Come esatto. L'estratto conto coprendo il saldo, come faccio la fotocopia coprendo il saldo? No, estratto conto è quello riepilogativo che può essere mensile, trimestrale, che manda la banca, perché è per esperienza l'unico documento nel quale facendo una foto della parte alta si hanno i quattro dati in contemporanea, cioè intestazione banca, intestazione conto, IBAN e BIC. Oppure il mio conto corrente italiano, anche questo va bene. Sì, e poi il rapporto di conto corrente all'interno del deposito di Ovesta può essere sempre cambiato, non è assolutamente un problema. Questo volevo dire. Online e... ovviamente ogni volta che si cambia conto corrente di impostazioni bisogna caricare il relativo estratto conto. Senti, io ho anche va bene anche il conto corrente di, che ne so, tipo Wise oppure You, queste cose qua. Sì, quelli hanno tutti IBAN. A volte sui conti correnti online ho visto che c'è qualche difficoltà a trovare il documento estratto conto. Lì di solito aiuto io nel verificare se c'è un documento alternativo che può essere una copia del contratto, ad esempio, di apertura di quel conto online, qualche documento alternativo che possa servire allo scopo. No, perché io pensavo che forse è meglio un conto estero, magari tipo Wise, così non è tanto correlato, solo per avere un po' di privacy in più, non era... Sì, ma in effetti c'è chi ha queste opportunità e lo fa, assolutamente sì. Perché comunque con il conto corrente italiano sei direttamente collegato con Imposte Dirette, penso, proprio... Sì, sì. Penso sia così. Sì, sul magari, con...
Magari con il conto Wise potrebbe essere più difficile, diciamo, sapere i fatti tuoi, dai, che Imposte Dirette ti possa, diciamo, indagare, abbia più, almeno un po' di difficoltà in più. Questo Sì. sarebbe io penso. Va Walter, bene, sì? scusami, l'altra volta nella puntata precedente, diciamo, no, la settimana scorsa, non hai detto che c'era anche un minimo di deposito da versare, se non ricordo male, per Dipende dal poter tipo aprire il di conto. deposito che si intende aprire, se è un piano di accumulo o se è un versamento una tantum. Nei piani di accumulo sono previsti dei costi di apertura che su due dei tre piani di accumulo si recuperano man mano che si acquista nel tempo, con un meccanismo che si chiama bonus, cioè su ogni acquisto viene dato una percentuale in più fino al recupero integrale del costo iniziale di apertura. Scusa Walter, in parole povere, piano di accumulo, cosa si intende? In parole spicciole, diciamo. Un ordine permanente in banca, 100 euro al mese, 50 euro al Ah, mese, ok, di acquisto. Sì, tipo sì. ogni, cioè, ad esempio, ogni mese deposito 50 euro, 100 euro, Esatto. 200. Ok, ho capito, grazie. Prego. Altre domande? Ecco, ora sciò. No, dicevo, volevo concludere per sapere. Quindi se apro questo conto posso partire pure, non so, con 200 euro, 300 euro, una cosa del genere, una tantum Sì, per sì. avere il conto pronto, diciamo così, in caso di Sì. necessità. Va bene, allora ci sentiamo Senz'altro. telefonicamente. Di qual è l'orario che più disponibile, c'è più disponibilità? Di solito la mattina. La mattina, adesso per voi la mattina è all'alba o Io sono di Bolzano e qua il sole sorge presto, io alle 6:30 sono in giro. ciao Scherzo. operativo. Vabbè, No, ma sono qua siamo veramente al in giro, sud. ma non è. Qua siamo al sud delle 6 di mattina, ancora il cuore della notte. Comunque siate più Va va bene, bene, ma dopo le grazie, 9 va benissimo. grazie. Ok, grazie. Prego, Roberto, Roberto. scusami Dimmi. se ti ho interrotto, Roberto, No, figurati, perdonami. no, è un piacere, no, no. Allora, Grazie benissimo. Allora, dunque, vediamo un po'. Saluto naturalmente Ivana, che si è collegata solo adesso, e Cosimo. Ivana e Cosimo, siamo quasi in chiusura. Avete perché voglio disturbarvi? Avete delle domande, soprattutto per il dottor Manca, che ci deve lasciare? Se non avete domande, non ci sono problemi. Salve, buongiorno a tutti. No, scusate, ma l'audio non si sente bene, quindi mi dispiace, ma non ho sentito cosa hai detto adesso, Max. Allora, Io. no, ti ho salutato, ti Ah, salutavo e dicevo, ecco, dicevo che Walter, il dottor Manca si deve assentare tra poco. Se hai delle domande per lui, poi magari vi sentite in privato, non ci sono problemi, eh. sì, no, no, non ho delle domande, grazie, perché ci sentiamo, mi sembra, oggi pomeriggio, se ricordo Sì. bene, non ricordo l'orario, ma magari ci scambiamo un messaggino per fissare l'orario, mi scuso, ma è Va un bene, periodo che tranquilla. saranno tutti gli orari. Va Grazie, bene, grazie. tranquilla, dopo le Niente. 15. Benissimo. Ecco, dopo le 15, grazie, ciao. Prego, ciao. Ciao Cosimo, come va? Mi Ciao, senti? eccomi qua. Sì, Tutto bene? stavo un attimo. Ciao Tutto caro. bene, grazie. Hai per caso una domanda al volo? Qua è più che una domanda, ringrazio veramente di cuore per quello che fai tu. Si sente bassissimo. Cosimo, ti sentiamo bassissimo. Non so se c'è un problema di collegamento con le cuffie o qualcosa. Cosimo, fai una cosa, esci e rientra un attimo perché ti si sente piano. Non so, ecco. Mi sentite? Un ma Pronto? maletto, 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 un pochino Sì, meglio, maletto. posso Esce, approfittare un attimo? prego, prego, esce e rientra Cosimo, dai, facciamo fare la domanda a Irene, sentiamo subito dopo. Prego, Allora, Irene. se si fa un acquisto unico, non un piano di accumulo, dopo si può incrementare via via, o sono slegate le due cose?
Prego, Walter, se puoi. Sì, no, sicuramente si può incrementare anche con acquisti successivi. Diciamo che nell'acquisto chiamato una tantum, ma poi possono seguire anche altri acquisti, la differenza è che non è previsto come piano di accumulo, cioè è previsto per cifre iniziali più importanti, e anche i versamenti aggiuntivi dovrebbero essere non inferiori ai 2.000 euro, gli acquisti successivi, però sono possibili senz'altro. Ah, ok. Ok, benissimo, grazie. Prego. Diciamo poi magari, anch'io ti scrivo, ci sentiamo per quel discorso del bilancio, che così poi certo. Definiamo. Perfetto, va bene. Grazie. Grazie. Benissimo, Irene, possiamo dire che c'è una flessibilità quasi del 100% con Ovesta, nel senso che potete versare, ritirare, non ci sono grossi problemi sotto questo punto di vista. Cosimo, ci sei adesso? Eccomi qua, mi sentite? Sì, meglio, okay. Sicuramente. Prego. Allora, volevo innanzitutto fare un saluto a tutti e ringrazio particolarmente a Massimo e a Walter per le attività e la condivisione di tutto questo, che ha un immenso valore. Grazie. Quindi sicuramente per tutto è un grande scambio. Per tutto il resto poi comunque ringrazio e restiamo in contatto. Grazie di cuore. Ciao Massimo. Prego, Cosimo. Ciao, a presto. Grazie a te. Allora, dunque, ci sono altre domande? Siamo qua, siamo in chiusura. Ora ricordo che per coloro che stanno lavorando su un piano B, su un possibile piano B, purtroppo dobbiamo essere sempre positivi in quello che facciamo, ma io personalmente non posso essere ottimista, fino al 2025 ci sarà da soffrire. Quindi suggerisco sempre di cercare di mettere a punto anche un piccolo piano B per quello che uno può, e in questo senso offro agli amici che mi seguono sui due canali il prospetto del piano B e piano C per venirmi a trovare, tutto il programma, no? Per come funziona, il momento in cui magari uno può venire qua e fare una tipo ricerca di mercato, no? Per come funziona Tanzania e Zanzibar. E ricordo che sono molto occupato già per febbraio, vogliono venire tutti a febbraio, insomma mi dovrò creare un paio di cloni, perché vogliono venire tutti a febbraio. Ora devo vedere, gennaio c'è ancora un po' di spazio. In linea di principio dovete, chi è interessato, prenotare una settimana a determinate condizioni, venite qua, io vi organizzo tutto, vi porto in giro, vi do un'infarinatura proprio, credo, a 360 gradi dello stile di vita. Quindi non è solo una vacanza, un paio di giorni potete fare anche di vacanza. Però la cosa che è un po' diversa da quella che ho fatto io in questo caso è che non venite qua per vacanza, venite qua proprio per vedere come si vive qua. Il prospetto costerebbe 33 euro, io lo do gratuitamente per chi mi segue sia sul canale di Consulenza Oro che sul canale Destinazione Estero per piano B e piano C. Poi il report è, come abbiamo detto, fondamentale e a disposizione gratuitamente con le integrazioni. Le integrazioni potete trovarle anche sul canale, che ogni tanto le ricarico, se fossero a disposizione. E il link per scaricare la trilogia nel formato ebook è anch'esso gratuito. Chi è magari un amante che vuole comprarlo su materiale cartaceo, quando lo compra con me, trovate tutte le informazioni sul sito ambienteaperta.net, cliccate su libri e insomma trovate tutte le informazioni. E costa naturalmente, sono 1042 pagine, hanno un certo costo. Se vi interessa sul materiale cartaceo, ve lo do a prezzo mio del 30%, col 30% di sconto. E ve lo spedisco. Si sente male, Max? Sì, dicevo che potete ordinarlo col 30% di sconto scrivendomi direttamente a me, mmguerrieri@iaco.com, e io poi ve lo spedisco gratuitamente in qualsiasi parte sia in Italia.
credo anche in Europa, con Amazon, io ho dovuto pubblicare con Amazon. Una nota per chi magari mi vuol seguire, tutti i miei video, tutti i miei interventi sono sul mio canale di YouTube Massimo Michele Guerrieri. Lunedì sera dovrei fare un'altra serie di almeno 3 video con l'amico Baldo Croce, in cui parlerò principalmente di oro e dell'investimento, però parlerò anche un po' del piano B, parlerò del grande set, del nuovo ordine mondiale, quindi sarà insomma un'infarinatura un pochino di tutto. Se volete partecipare me lo fate sapere e io magari vi mando il link, è Ubaldo Croce 2, il canale di YouTube, andiamo live, sarà la sera immagino verso le 7. Va bene, ecco, io se non ci sono altre domande, per oggi abbiamo parlato di molte cose. E... Max, ti chiedo una cortesia. Eccola, dimmi. Se puoi ripeterlo un attimo alla veloce, mmguerrieri@yahoo.com. Cioè Yahoo sarebbe? Yahoo, scritto all'americana, yahoo.com. Ok, perfetto. No, perché tutte le volte che lo dici non si capisce, quindi volevo capire. Yahoo perché... è una delle piattaforme più famose. Perché lo dici? Perché lo dici troppo veloce, capito? Lo dico all'americana, scusatemi, ogni tanto io lavoro un po' così. Non è cattiveria, era per capirlo. Va bene, grazie Stefano. Ci sono altre domande in chiusura? Prego. Chi ha desiderio di parlare con il dottor Manca me lo fa sapere, manda un messaggio veloce, gli mando il telefono anche per una chiacchierata informativa, magari alcune cose ovviamente sono personali, no? E dovete trattarle giustamente, volete trattarle direttamente con lui, non ci sono problemi. Va bene, benissimo, allora a questo punto se non ci sono altre domande io vi auguro un buon fine settimana. E per chi è appassionato di calcio, vedetevi le due belle partite che ci sono oggi. Per chi non lo è, godetevi insomma, la vita per quello che potete. Vi do appuntamento per il discorso destinazione estero mercoledì alle 19 e per la consulenza oro a questo punto, come sempre, il sabato alle 9. Un saluto a tutti, a presto, grazie. Ciao, grazie, arrivederci a tutti.